Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video tutorial su Unity 3D. In questo video andremo a vedere una parte molto importante di tutti i videogiochi, ovvero come creare l'interfaccia grafica. Quindi andremo a vedere come si fa con i potenti strumenti di Unity, appunto, a creare quella che noi chiamiamo comunemente HUD oppure interfaccia grafica, ovvero, che ne so, i menu, i pulsanti, tutte queste cose qua. Benissimo, questa è una parte molto importante perché un gioco può anche essere un bel gioco, ma se non ha l'interfaccia grafica è difficile che il giocatore riesca a giocarci intanto, perché mancando l'interfaccia grafica, per esempio, non ha delle indicazioni, non ha i tutorial, non ha niente di niente su come si gioca, su dove andare, sui menu e così via, quindi è molto difficile che un buon gioco sia un buon gioco se non ha l'interfaccia grafica, e quindi è molto importante puntare sulla progettazione e la realizzazione di questa parte. Quindi andiamo a vedere subito come cominciare. Allora, Unity da un po' di tempo a questa parte, penso dalla versione 4.6, ha cambiato il metodo, cioè il modo di gestire la grafica. Prima era una cosa complicatissima che aveva dei risultati penosi con sforzi immani. Adesso Unity per fortuna si è svegliato un pochettino, almeno il team di sviluppatori si è svegliato un pochettino ed è riuscito a fare un bel rework di tutta la parte grafica. Quindi adesso andiamo a vedere un po' come si fa. Facciamo un bel tasto destro sul nostro inspector, sulla gerarchia, scusatemi, non sull'inspector, e vedete che possiamo andare nella sezione UI, che sta per User Interface, ovvero per interfaccia utente. La prima cosa da creare quando vogliamo creare una nuova interfaccia grafica è aggiungere un canvas, perché dovete sapere che con questa nuova, appunto, gestione tutti gli oggetti dell'interfaccia grafica devono essere contenuti in un canvas. Quindi il canvas altro non è che un grande, diciamo, contenitore in cui andiamo ad inserire la nostra interfaccia grafica. Ora, questo canvas, come potete vedere sulla destra, ha tutta una serie di componenti. Quello che per il momento, anzi, i due che per il momento interessano a noi, sono il Rect Transform, che è una cosa tipica di tutti i nuovi componenti grafici, e il canvas, che invece è specifico del nostro canvas. Il Rect Transform altro non è che un componente simile al normale transform degli altri game object, dove appunto negli altri game object il transform indicava la posizione, la rotazione e lo scale, cioè diciamo la grandezza proporzionata. Nel rect transform abbiamo delle informazioni sempre di posizione, ma abbiamo anche informazioni come la larghezza e l'altezza, tipiche appunto degli elementi dell'interfaccia. E inoltre abbiamo anche tutta un'altra serie di cose, come per esempio il pivot e le ancore, che vedremo saranno molto utili per creare delle interfacce che sono, diciamo, ridimensionabili automaticamente in base anche alla grandezza dello schermo. Ok, quindi abbiamo creato un canvas. Oltre al canvas abbiamo avuto automaticamente anche un event system. L'event system è un componente che gestisce gli eventi. Lo vedremo meglio in un prossimo video, ma sappiate che è il componente che ci permette, per esempio, di riconoscere il click sul pulsante oppure il passaggio del mouse su un elemento della nostra interfaccia grafica. Comunque lo affronteremo meglio in un altro momento. Quindi parliamo del canvas. Il canvas abbiamo detto che è un contenitore, quindi andiamoci a mettere qualcosa in questo canvas. Facciamo per esempio un bel text. Eccolo qua. Premiamo F così lo vediamo subito. Vedete che in game, attenzione, mi riposiziono, mi allineo un po' a quella che è la schermata vera e propria. Vedete che in game adesso abbiamo questo text, quindi questo testo, che al momento contiene semplicemente la scritta new text. Andiamola a cambiare, per esempio, ci mettiamo ciao mondo. Non premete invio perché sennò vi va a capo, semplicemente scrivete ciao mondo e basta. Facciamo un play e vediamo che è successo. Quindi la scena è partita, anche se sembra tutto bloccato, ma in realtà non è bloccato. E quindi abbiamo appunto la scritta ciao mondo qui davanti. Che possiamo fare? Per esempio, il testo lo possiamo modificare. Andiamo a mettergli, che ne so, il corsivo, corsivo e grassetto insieme, possiamo cambiargli la grandezza, metterlo a 50 per esempio, anche se 50 non lo vede, nel senso che per come è impostato in questo momento il testo viene diciamo tagliato a gran parte di esso, perché andiamo oltre i confini del nostro testo, quindi mettiamo una grandezza più piccola, magari per esempio 15, e niente, diamo un po' un'occhiata a quelle che sono le varie proprietà che abbiamo qui. Abbiamo per esempio il paragrafo,
che ci può indicare l'allineamento del nostro testo. Abbiamo due parametri, horizontal overflow e vertical overflow, che definiscono appunto come si comporta il nostro testo, che io chiamerò label perché è chiamata così praticamente in tutti i linguaggi di programmazione, quindi sono etichette in cui andiamo a mettere del testo. Quindi questi due parametri definiscono il comportamento della nostra label in base appunto alla grandezza del testo. Quindi se il testo è molto grande e quindi diciamo che orizzontalmente esce dai confini della nostra label, abbiamo in questo momento l'opzione wrap. L'opzione wrap altro non fa che contenere il testo, per esempio mandandolo a capo. Se io dovessi scrivere "Ciao mondo, come sei bello oggi", vedete che il bello oggi non me l'ha messo perché è andato a capo, ma non si vede perché la label è rimasta alla sua grandezza originale. Se dovessi andarla ad allargare, vedete, gli ho messo un'altezza di 60 pixel, per esempio, adesso è diventata più grande. Oppure possiamo benissimo fare un overflow, in questo caso, anche se andiamo oltre i confini della nostra label, come possiamo vedere qui, il testo viene mostrato lo stesso. Quindi qua c'è il confine della label, vedete questa sottile linea, e fuori c'è il nostro testo e ce lo fa vedere lo stesso. Per quanto riguarda il vertical overflow, abbiamo un truncate e un overflow anche qui. Se metto in overflow, ovviamente fa la stessa identica cosa di prima, cioè va oltre i confini. Se metto un truncate, mi taglia il testo in base al confine della label. Impostando invece l'opzione best fit, noi andiamo ad ignorare i nostri due parametri e il testo viene riadattato in base a, nel miglior modo possibile, in base alla grandezza della nostra label. Quindi se qua dovessi metterci un wrap, mettendo una min size per esempio di 15 oppure di 1, ok, vedete che il mio testo viene adattato ad una grandezza di 1 pixel. Se dovesse avere molto spazio, il testo si allargherebbe fino ad avere una grandezza di 40. Quindi se mettessi, che ne so, 200, vedete, automaticamente cresce. Se tolgo questo best fit, abbiamo invece sempre una font size di 15, che noi possiamo andare ad aumentare, ma ovviamente poi il nostro testo o non si vede o viene appunto troncato, così dice così. Guardiamo un po', quindi abbiamo visto il componente testo. Torniamo sul Rect Transform, che è un componente veramente complesso, però è molto utile. Ci permette di fare un sacco di cose belle il Rect Transform, però farvelo vedere soltanto con il testo è un po' problematico. Quindi andiamo ad aggiungere qualcosina, come per esempio un bel button. Ok, magari ne aggiungiamo anche un altro, perché noi siamo belli. Perfetto, sembra che siano nello stesso posto, ma in realtà non lo sono. E vediamo un po' come per esempio ancorare questi button a quello che è il nostro canvas. Che significa ancorare? Ancorare significa che noi prendiamo il nostro button, gli diamo una posizione, diciamo, una distanza da quelli che sono i confini del nostro canvas, e diciamo al nostro button che anche se il nostro canvas si sposta o si muove o così via, lui deve rimanere sempre in quella posizione rispetto al canvas. Quindi, che ne so, se noi ce l'abbiamo al centro adesso, io vado, comincio a spostare il canvas, lui comunque rimarrà al centro del canvas, quindi si muoverà, ma resterà sempre al centro del canvas. Ok, quindi vediamo un po' come si impostano queste ancore. Vi faccio notare che abbiamo intanto questo bellissimo nuovo strumento che ci permette di spostare, sempre dalla schermata della scena, gli oggetti, semplicemente trascinandoli e portandoli dove vogliamo noi. Magari. Ok, perfetto. Quindi io per esempio adesso sto spostando le varie cose. E lo possiamo vedere anche qui. Dopodiché abbiamo questi quattro triangolini che rappresentano le ancore. Ovviamente li potete vedere soltanto se selezionate un oggetto. Sono al momento tutti nello stesso punto, ovvero al centro del canvas, perché di default Unity fa così. Ma noi possiamo benissimo spostare i triangolini. Per esempio, se io adesso vado a mettere, seleziono il button e vado a prendere i triangolini del button e me li metto per esempio qua, due, e gli altri due li vado a mettere qua, sposto
Succede che se io adesso il canvas lo vado a ridurre, il mio bellissimo pulsante rimarrà sempre in quella posizione. Ah, scusatemi perché con il canvas è un po' complicato. È meglio non ridurre il canvas. Facciamo così. Facciamo un bel... Dove sta? Un panel, che è meglio. All'interno del canvas creiamo un pannello, perché il canvas è meglio non modificarlo, è meglio modificare il panel, che è una sorta di canvas modificabile, diciamo così. E fa appunto da tavola, diciamo, di sfondo di tutto il resto. Quindi possiamo prendere il panel, lo mettiamo subito dopo il canvas, per il semplice fatto che la GUI di Unity si renderizza, viene renderizzata, ovvero viene disegnata nello stesso ordine in cui gli oggetti appaiono qui. Quindi che succede? Vedete che quelli che stanno in fondo vengono disegnati sopra quelli che stanno prima. Quindi mettendo... Ora vi faccio vedere bene bene. Mettendo il panel all'inizio, abbiamo che tutti gli altri oggetti, scusate, mi vengono disegnati sul panel. Se lo metto alla fine, vi faccio vedere che adesso si scoloriscono un po' le cose. Proprio perché il panel, che è semi-trasparente, viene disegnato su tutto il resto. Quindi ora lo rimetto qua. E vado ad ancorare, per esempio, il button 1, che era quello che avevo ancorato al canvas, sbagliando. Lo ancoro ai lati del mio panel. Ok, quindi questo è il panel. Benissimo. Questo è il mio button 1. Lo ancoriamo ai lati del panel. E ora che succede? Succede che se io vado a ridimensionare il panel, magari rimettendo in maximize, se no è un po' difficile che lo vediamo. Ok, facciamo una bella cosa. Ah, bene, mi sono appena accorto che avevo fatto tutto in modalità di play e quindi mi ha cancellato ovviamente tutte le modifiche. Vabbè, quindi le rifaccio subito che non ci vuole niente. Quindi ricreo il panel. Benissimo, lo metto subito all'inizio, sotto il canvas. E qua vado a creare anche un pulsante. Ne basta uno, tanto è giusto per farvi vedere. E il pulsante lo ancoro appunto al panel. Quindi vado a prendere queste, metto qua, questo metto qua. Ottimo. Ora che succede? Succede che se vado qui, allargando un pochettino, ok, e faccio un bel play. Se adesso vado, togliamo il maximize, ok. Dicevo, se vado a modificare l'altezza del mio panel, il pulsante rimane sempre là, non si muove. Se io vado a modificare la larghezza, siccome l'ho ancorato ai lati, se io allargo, il pulsante si allarga. Se io stringo, il pulsante si stringe fino anche a sparire, vedete? Ok. Quindi, come potete vedere, l'ancoraggio serve proprio a questo, a permettere a un componente di adattarsi a quelle che sono le dimensioni del suo, diciamo, padre, quindi dell'oggetto al quale è ancorato. E possiamo andare a modificare questo ancoraggio direttamente da questo, da Rect Transform, dove abbiamo appunto sia diversi, diciamo, metodi di ancoraggio preimpostati, si ha la possibilità di cambiare quello che è il pivot, ovvero il, come possiamo dire, l'asse centrale del nostro oggetto, che di solito è impostato a metà del nostro oggetto. Vedete questi valori? Questi valori stanno ad indicare, sono dei valori in percentuale, dove con 0 indichiamo il punto in basso a sinistra del nostro oggetto e con 1 indichiamo il punto in alto a destra. Quindi in questo caso, siccome noi abbiamo stabilito che il pulsante è ancorato semplicemente ai lati orizzontali, cioè, scusatemi, ai lati, diciamo appunto laterali, cioè quelli verticali che abbiamo qui e qui, la nostra X minima, ovvero la nostra ancora minima, è sul lato sinistro, cioè a 0. Quella massima è sul lato destro, cioè a 1. Mentre sulla Y vedete che noi non ci muoviamo e restiamo fermi al centro, perché non abbiamo stabilito, per esempio, di ancorarci qui e qui, altrimenti sarebbero stati anche qui 0 per il lato inferiore e 1 per il lato superiore. Comunque, per il momento mi fermo qui, dato che c'è ancora molto da dire, però ho finito il tempo. Quindi ci fermiamo qui e continuiamo nel prossimo video. A dopo!